Ciao a tutti, buon pomeriggio ragazzi. Allora, io sono appena rientrata dal Mercadona. Mi sono fermata un attimino qua sul tavolo in veranda per farvi vedere al volo cosa ho preso. Quindi giusto per tenervi un po' aggiornati sui prezzi dei supermercati qui. Quanto costa fare la spesa alle Canarie, precisamente Maspaloma Sud di Gran Canaria. Allora, io vi faccio vedere, questa non è una spesa gigante, nel senso che siamo andate a prendere quelle due o tre cosine che ci mancavano, però vi dico i prezzi che ricordo abbastanza bene a memoria, perché purtroppo lo scontrino ci è volato via mentre stavamo caricando in macchina, però a memoria ricordo, quindi vi dico qualche prezzo, almeno potete avere un metro di confronto con quello che spendete voi in Italia. Scusate per il rumore, ma qui passano i pullman e il tavolo della cucina era già occupato. Torniamo a noi, allora cosa abbiamo preso? Dunque, per un euro compriamo i Kleenex, questi qua si tira via e sono i fazzolettini che si lasciano in bagno, magari viene qualcuno invece della salvietta, giustamente si piglia il Kleenex, ma anche noi a volte li usiamo. Poi passiamo allo yogurt, questo qua è lo yogurt greco alla stracciatella. Mamma, questo quant'è che lo paghi tu? Sono 6 vasetti. E siamo intorno a 1,98 euro, circa 2 euro. Questi sono tutti i prezzi che sono aumentati, perché fino all'anno scorso, anche qualche mese fa, costava tutto molto meno. Ogni volta che si va aumentano i prezzi. Poi 30 o 35 centesimi la lattina di Coca-Cola, ne abbiamo prese 3. Così evitiamo di prendere il bottiglione gigante, anche perché noi la beviamo solo quando facciamo la pizza. Oppure mia mamma ogni tanto quando ha dell'affettato. Poi, ah sì, ho preso 1,20 euro le pippe di girasole, sono i semi di girasole. C'erano anche a 1 euro, 1,10 euro, ma erano quelle fritte. Io prendo sempre quelle al naturale. Ecco qua, semi girasole, ce n'è 2 etti, 1,20 euro. Poi, cosa abbiamo preso? Ah, 2 euro, è tipo un anno che non li prendevamo più. Abbiamo preso i tubito, che sono i... si chiamano quei bastoncini da mettere nel gelato, sapete, il gelato alla vaschetta, lo mettete nella coppetta e si mettono sopra i biscottini, ecco, questi biscottini qua, un po' carucci, perché prima costavano molto meno, però vi ho detto, qua aumenta tutto, e ce n'è un etto 75 grammi. Poi, pasta integrale, questa qui del marchio Sendado, non l'abbiamo mai presa, proviamola. Già che ci trovavamo lì, non siamo andati apposta a Liperdino a prendere la Mulisana, perché la troviamo solo a Liperdino. Eravamo al Mercadona, abbiamo tirato su questa. E questa qui, mamma, quant'è che costa questa pasta qua, che non mi ricordo? Quale? Quella integrale, le penne integrali a Sendado. 1,10. Ah sì, giusto, è vero, che stupida. Le ho tirate su io. 1,10 euro. E ce n'è mezzo chilo. Come sono? Non lo so, sono rigate, vi saprò dire. Ma solitamente la differenza con la pasta italiana è che questa va cotta meno. Perché qui vi dice 11-13 minuti, in realtà dopo 8-9 minuti va tirata giù, altrimenti è colla dei manifesti. Perché qui alle Canarie dovete sapere che i canari mangiano la pasta molliccia, uno schifo. Sempre in tema di pasta, io mi sono ricomprata i fusilli alle lenticchie 100%, quindi questi qua non sono fatti di farina di trigo, di grano, ma di lenticchie. Sono questi qua, io li ho presi perché comunque ne avevo avanzati già una piccola parte, faccio l'aggiunta perché erano pochi. 2,5 etti, questi qua sono cari perché costano, mi sembra, mamma cos'è, 1,70, 1,60? Mi sembra intorno a 1,70 euro questi qua. Ovviamente le cose salutari costano di più, le schifezze ve le regalano. Vabbè, io ho la mia teoria, ci propinano schifezze al supermercato, ma è così. Se si vuole campare 100 anni bisognerebbe avere una fattoria, coltivare, mangiare i propri animali, comunque mangiare sano, ecco. Purtroppo al supermercato è tutto schifo, ma non è che si può campare d'aria d'amore, ecco. A tal proposito, proprio in tema di schifezze, ecco qua, grissini con i semi di girasole e col frutto secco, 1,35, 1,35. Poi aspettate perché ho un'altra borsa, vado a prendere. Borsa numero 2 svuotata. Allora, beh, i soliti cornflakes zero zuccheri. Cioè, io spero di inquadrare bene perché in realtà è un po' che non lo faccio da qua al video, non mi ricordo l'inquadratura giusta. Comunque, cornflakes zero. Succo di pompelmo senza zuccheri aggiunti. Ah, scusate, i cornflakes 1,50 euro. Il succo di pompelmo 1,40 euro, è aumentato,
Questo qua dentro le vitamine, però ragazzi, che vi devo dire, è molto più buona la spremuta che si fa col pompelmo fresco e le arance fresche, come faccio di solito. Però ripeto, oggi ci trovavamo lì e quindi ne avevo bisogno. Anche perché sono rimasta anche quasi senza frutta, ma purtroppo il fruttivendolo chiude presto. Poi dischetti, vabbè, questi qui sono comodissimi. Quante unità sono? Boh, non mi ricordo. Cioè sono 7 anni e mezzo che li compro. Ah sì, ecco, 150 unità che costano intorno a 1 euro circa. Poi fazzoletti di carta, vabbè, qui in abbondanza, lo sapete. Io purtroppo da quando sono stata operata al naso, uso e abuso di sta roba qua. 2 pacchi, 2 euro, quindi 1 euro al pacco. Poi mia mamma si è presa una mozzarella light, intorno a 1 euro anche quella, credo, non mi ricordo. Poi ci siamo prese il solito sgombro, filetti di sgombro, quelli con basso contenuto di sale in olio d'oliva. Questi sono molto buoni. Mamma, lo sgombro quanto viene? 2 euro? Sì. 2 euro, ricordavo giusto, 2 euro, 2 euro e 10. E ce n'è dentro 2 lattine. Poi 6 uova. Le uova quanto? 1,50. Hai preso quelle grandi? Sì, c'erano. Ah, non c'erano le uova medie, quindi 6 uova grandi, 1,50 euro. Poi aspettate, deodorante bagno 1 euro e detersivo per i piatti, non so quanto l'ha pagato, non mi ricordo, vabbè, comunque insomma, avete visto tutta questa spesa intorno ai 30 euro, perciò che dire, insomma fattivi voi due conti, non mi sembra un frigorifero pieno, anche perché ci sono altre cose per la casa, però purtroppo questo è quanto, quindi tirando le somme, che dire, diffidate di chi ve la fa facile, dice ho le canarie, io spendo la metà a fare la spesa. No, non è vero, spendi la metà se di solito fai la spesa all'Esselunga di Milano, ma se tu vai nel discount di un qualsiasi paesino, come dove abitavo io in Valcamonica, che andavo all'Eurospin, io risparmiavo, spendo molto di più qua, perciò anche lì non so, io i prezzi ve li ho detti, comparate un pochettino con quello che spendete voi, ecco. Adesso io vi faccio vedere anche 2 cose al volo che ho preso all'Unide, che è un altro supermercatino che c'è a San Fernando. Eravamo di passaggio e sono entrata a prendermi i biscotti. Arrivo! Allora, come vi dicevo, all'Unide di San Fernando, perché dovete sapere che c'erano altri 2 supermercati dello stesso gruppo, ma hanno chiuso, o perlomeno uno già chiuso, sostituito dall'Iperdino, e l'altro sta per chiudere. Quindi è rimasto solo quello di San Fernando. E io trovo, vado lì ogni tanto perché vabbè, prima di tutto ero di passaggio, non è che sono andata apposta, era su strada. E perché questi biscotti zero zuccheri che sono con i fiocchi d'avena, li trovo solo lì. Una volta li compravo al Bolagno se costavano 1,20 euro. Ora li hanno proprio tirati via, si trovano solo all'Unide e costano 1,92 euro. Quindi insomma vedete, una bella differenza di prezzo, Però insomma ogni tanto me li prendo per dare il cambio ai digestive, così, per mangiare qualcosa di diverso. Di solito d'inverno me li faccio io, però insomma adesso fa caldo, non è che mi metto a usare più di tanto il forno. Poi mi sono comprata le gallette di riso integrale, queste della Bicentury sono ottime, e 29 calorie a galletta, però purtroppo queste non sono senza sale. Comunque io le mangio sia col dolce che col salato. Hanno un sapore neutro, vanno bene con tutto. E queste le ho pagate 1,50 euro, 1,53 euro più o meno. Poi mia mamma si è presa un pacco di mollette, perché dovete sapere che noi teniamo lo stendino sempre in veranda e col sole ogni tanto, tac tac, ogni 3x2 si rompono mollette. 24 unità, 1 euro. In plastica, Perché c'erano anche il legno, ma erano piccoline, il legno già consumato. No, prendiamo queste e ogni tanto le cambiamo. Poi c'era questa novità. Questo detersivo lavatrice, detergente liquido concentrato, 42 lavaggi, massima efficacia in acqua fredda e in cicli corti, sia per i bianchi che i colorati. La marca credo che sia Flotta, io non l'ho mai sentita, però ho sentito il profumo, non è male, ecco. Quindi vedete, una novità, boh, quant'è che l'abbiamo pagato mamma? Praticamente viene 0,9 centesimi al lavaggio. Fate il conto, pronto? Sei connessa? Quant'è che abbiamo pagato il detersivo, mamma? Non me lo ricordo. Ma come non te lo ricordi? Hai lì anche lo scontrino. Sui 3-4 euro, non mi ricordo più. Beh, fate 0,09 centesimi per 42 lavaggi. Molto semplice. E quindi questo è quanto. Perciò vedete, abbiamo preso proprio 2 cose al volo. Mi
niente che dire, ragazzi, questo mini svuota la spesa, o perlomeno questo mini vlog svuota la spesa, termina qua. Io spero di essere stata utile e niente, fatevi voi un attimino quattro conti per quanto riguarda appunto fare la spesa qui, i prezzi, fate un confronto. Ah, eccomi, scusatemi, mi stavo dimenticando. Finalmente sono riuscita a ritrovare i miei adorati incensi che compro nella nuova profumeria al tablero, ma perché mia è arrivata qua sventolando e allora non potevo non farveli vedere. Li pago soltanto 49 centesimi, ce ne sono 20 per ogni confezione, io ho fatto scorta, frutto di bosco e sandalo. Sei contenta? No, non mi caga più. Pronto? Pronto. Sei contenta? Sì. Sì, ogni tanto, boh, risuscita, c'è, va, viene, non si capisce un tubo, sentirà il tempo. Anche lei, vabbè, niente, stavo dicendo, vedete un attimino come sono qua i prezzi. Io direi che da quello che mi scrivete siamo quasi a pari come l'Italia, né più né meno, né si risparmia e né si spende di più. Io credo che a grandi linee siamo uguali come prezzi della spesa, perciò diffidate da chi vi dice che qua si riempie il frigo con 30 euro, perché non è assolutamente vero, ma manco con 50 riempite il frigo. I prezzi li vedete, poi prossimamente evito di far svolazzare lo scontrino, così ve lo faccio proprio vedere, dai. Io vi saluto, spero che questo mini video vi sia stato in qualche modo utile e ci vediamo in un prossimo vlog. Da Maspalomas è tutto, a presto, ciao!